Hello guys, bentornati qui sul mio canale. Io sono il vostro capitano, io sono il vostro Olimpico 900 ragazzi, e siamo qui con le super mega teorie fantastiche di Dragon Ball Super. Ma prima di iniziare questo video, ragazzi, lasciatemi dire due paroline. Se anche voi avete intenzione di finire sotto uno, anzi essere i protagonisti di uno dei miei video futuri, ragazzi, commentate qui sotto scrivendo quali sono le vostre personali teorie sul mondo di Dragon Ball Super. Quindi può essere che so, magari chi sarà il vincitore del torneo del potere, a che ne so, a come magari sarà il finale di Dragon Ball Super. Non importa, scrivete qui sotto nei commenti le vostre teorie, ragazzi, ed io le discuterò insieme a voi proprio in questo nuovissimo format. Qualche giorno fa su Instagram, ragazzi, avevo chiesto proprio a voi di scrivermi alcune teorie sotto appunto un post riguardante le teorie di Dragon Ball. E sono abbastanza contento, ragazzi, perché non mi aspettavo un'adesione del genere. Quindi, ragazzi, adesso in elenco andrò a leggere le vostre teorie e poi le commenteremo insieme man mano appunto che le andrò a leggere. Iniziamo subito con il nostro amico De Bonè, ragazzi, che ci scrive: per me rimarrà in gioco Jiren il Grigio, Goku, Toppo, Freezer, Vegeta, Gon, Kappa, Califa e Brolina, così di soprannominata. Che ti devo dire, De Bonè? Diciamo che più che una teoria, diciamo, è un elenco di quelli che rimarranno fino alla fine del torneo. Onestamente, credo che alcuni di loro non ci arriveranno mai, non saranno loro gli ultimi guerrieri appunto a rimanere in piedi, ma bensì altri, o perlomeno non tutti questi. Tra questi che hai elencato, ovviamente rimarranno in gioco Jiren, rimarrà in gioco Goku, presumibilmente. Probabilmente rimarrà Freezer. Su Vegeta non sono d'accordo, ma magari ne parleremo in un altro video. E Gohan, anche Gohan, sono abbastanza convinto che sarà, diciamo, tra i finalisti del torneo. Per quanto riguarda Kale, quindi la nostra Brolina, devo dire che ho una mia personale teoria, ovvero che appunto verrà eliminata, se non probabilmente, credo, da Goku. Però forse anche Jiren potrebbe essere, diciamo, l'artefice. Comunque sarà una di quelle che darà più fastidio, quasi sicuramente, a meno che non venga smentito. E insomma, quando è uscito questo video è già stata eliminata. Non so quando uscirà questo video, però speriamo di no, insomma. Allora, andando avanti, Pirriluca 2, ragazzi, ci scrive: per me si trasformerà in una nuova versione e combatterà contro o Jiren o Vegeta. Ovviamente si riferisce a Goku e alla sua presunta nuova trasformazione. Per quanto riguarda contro Jiren, beh sì, è abbastanza scontato che arriverà lo scontro fra Goku e Jiren, e molto probabilmente sarà proprio quello che deciderà le sorti del torneo. Anche se effettivamente è abbastanza affascinante anche uno scontro finale tra Goku e Vegeta, diciamo, con l'universo 7 ormai salvo, e quindi magari perché no, portare a termine questa ormai fantomatica resa dei conti da parte dei due Saiyan. Ci potrebbe stare, onestamente, ma non credo che andrà a finire così. Sono più per lo scontro finale fra Goku e Jiren piuttosto che, non so, magari Goku o Vegeta. Sempre che, ragazzi, il torneo del potere veramente arrivi al termine. A proposito, vi invito a vedere il video dove spiego la mia personale teoria sul torneo del potere. Allora, andiamo avanti. Dove? Adesso c'è il nostro amico Tezza Giacomo che ci scrive: secondo me Goku diventa Super Saiyan Furioso oppure Mystic, e andrà contro Bills oppure il dio di Dragon Ball. Beh, amico mio, contro Bills, onestamente non credo. No, ci sono i presupposti perché ciò accada, ma diciamo contro il dio di Dragon Ball o gli dei di Dragon Ball, a questo punto potrebbe essere, diciamo, uno spiraglio di verità, nel senso potrebbe forse accadere, nel senso non sappiamo ancora chi sia il governatore supremo, a parte gli Zeno, ma effettivamente non si conosce. Siamo tutti noi, ci siamo fatti più o meno l'idea che se sì, c'è lo Zeno, ma chi detta le regole in realtà è Daikin Shan, non ricordo mai come si pronuncia, vabbè, comunque, diciamo, l'angelo quello più forte. Potrebbe effettivamente essere non contro Virus, ma contro il Daishin Kan. Potrebbe assolutamente sì, assolutamente sì. Continuiamo a sparare, ragazzi, perché si iniziano le teorie, quelle un po' più lunghe, quelle un po' più complicate da capire. Allora, Ferrat FX ci scrive: secondo me, alla fine, dopo la distruzione dell'universo di Champa, Virus infuriato convince gli altri dei a ribellarsi al Daishin Kan, aiutati dai loro guerrieri, in modo da far finire questa sua influenza su Zeno Sava e convincere quest'ultimo a non distruggere l'universo.
O se no, dopo la vittoria del sacro universo, Goku chiede che vengano ricreati gli universi distrutti con le super sfere del drago. Allora, proprio riguardo alle sfere del drago, sì, ragazzi, è abbastanza evidente che Goku abbia intenzione di fare questo, l'ha fatto già capire nell'episodio 99, appunto, dove afferma esattamente che proprio per questo motivo lui vorrà essere l'ultimo a rimanere in piedi sul ring. Per quanto riguarda invece Beerus, beh sì, onestamente è una bella teoria e onestamente sarebbe anche abbastanza affascinante vedere Beerus perdere le staffe perché viene eliminato dall'universo di suo fratello e potrebbe essere proprio quello forse l'inizio della rivolta contro il Daishinkai. Perché no? È una bellissima teoria, complimenti amico mio, non ci avevo pensato, ma effettivamente potrebbe accadere e come una cosa del genere. Oh, adesso c'è una bella e lunga teoria scritta dal nostro amico Lorenzo Mallo. Vado appunto a leggere, ragazzi, Allora, la trasformazione di Goku nel torneo del potere secondo me sarà così. Mancano 20 minuti e 3 universi alla fine del torneo del potere. Bills muore da un attacco organizzato da Freezer e Frost. Freezer in questa teoria è più forte di Bills perché quando aveva bloccato la leggenda di distruzione del dio l'aveva assorbita un bel po'. Sotto il permesso di Zeno, il Daishinkan dona l'energia della distruzione a Goku e Goku acquista la forma di Goku. Ancora non c'è nome da dare a questa trasformazione, effettivamente. E quindi abbiamo uno dei membri più forti del settimo universo e uno dei più decenti del sesto, contro tre universi. Secondo te il Daishinkan lascerà passare l'universo 7 anche se ora ha un dio della distruzione, un membro in meno? Allora. Non so da dove cominciare in questa teoria, perché ci sono degli spunti che sì sono interessanti, altri che secondo me siamo alla fantascienza pura. Allora, non credo che Frost e Freezer possano uccidere Beerus-sama. È vero che Freezer ha assorbito il potere, ma non credo sia sufficiente ancora a distruggere un dio della distruzione. Ma potrebbe anche accadere, per carità di Dio. Per quanto riguarda la trasformazione di Goku, ragazzi, no, non credo che il Daishinkan si proponga per potenziare, diciamo, uno, partendo da, una, diciamo, da un presupposto, partendo dal fatto che il Daishinkan probabilmente sarà il cattivo che tutti quanti dovranno affrontare e comunque ha a cuore la distinzione degli universi, quindi lui non ha nessun interesse a potenziare appunto i partecipanti al torneo, o per un motivo, anche se fosse la persona più buona, non lo so quello che sia, non ha senso all'interno del torneo potenziare i membri appunto che si contendono la vittoria, altrimenti insomma si falserebbe un po' tutto, potrebbe esserci insomma delle cose che secondo me proprio non tornano, proprio non potrebbero mai accadere e questa è una di quelle. Poi magari verrò smentito e magari avrai ragione tu. Chi lo sa, può essere, però chi lo sa. Oh, siamo arrivati finalmente all'ultima teoria che ci scrive il nostro amico MirkIno03. Allora, questa è abbastanza lunga, quindi con calma. E adesso la leggiamo insieme e la andremo a commentare. In Dragon Ball Heroes si vedono in finale Jiren, Goku e Freezer. Quindi, magari durante il secondo torneo, Frost potrà essere sconfitto e Freezer dovrà aiutare il settimo universo. Alla fine, Jiren riuscirà a sconfiggere Gohan e Vegeta prima di rimanere contro Freezer e Goku. Goku allora si infuriderà già di suo e dopo la sconfitta di Freezer mostrerà la sua vera potenza trasformandosi in Limit Breaker e a tenere testa a Jiren. Zeno, visto l'incredibile potere dei due guerrieri, deciderà che il torneo terminerà, ma Goku, infuriato, risponderà che anche se il torneo dovesse essere terminato, loro due dovevano scontrarsi per decidere il vincitore delle sfere. Goku perderà perché Jiren riesce a sopraffarlo, perché anche avendo la rabbia, Jiren trova più punti deboli. Jiren, con le sfere del drago, farà suscitare tutti gli universi, compreso il settimo, e riferisce che Goku, anche avendo dato vita a questo torneo, non è cattivo, ma bensì un valoroso combattente, e soprattutto riferirà a Goku che lui era un dio della distruzione e che Goku era riuscito a tenere in testa in seguito Goku diventa la guardia del corpo di Beerus e dovrà abbandonare i suoi amici, un finale simile al GT. Allora, innanzitutto riprendo un po' fiato perché stava abbastanza dispendioso leggerlo, ma diciamo, allora è vero, in Dragon Ball Heroes, ragazzi, ci hanno fatto vedere effettivamente uno scenario del torneo del potere dove rimangono a contendersi la vittoria Jiren, Freezer e Goku. C'è anche da dire però che in Dragon Ball Heroes non sempre viene spoilerato il vero, anzi a volte sono messi un po' così alla cavolo di cane e magari c'è gente che ci casca. Secondo me, infatti, questo è proprio uno di quei casi perché non rimarranno loro tre, sempre secondo la mia personale teoria, in piedi alla finale del torneo. Ma bensì, credo che ci sarà un 2 contro 1, due membri dell'universo 7, probabilmente soltanto Jiren per il proprio universo, ma i due del nostro universo, ragazzi, saranno Gohan e Goku.
molto probabilmente, ce lo lascio intuire anche la ending a fine episodio, che probabilmente sarà così. Per quanto riguarda la teoria che gira che prima fosse il dio della distruzione, beh ragazzi, ci può stare come alla grandissima. Magari è un dio della distruzione che si era avvenuto e magari è successo un qualcosa, perché no, ci potrebbe stare. Potrebbe anche esserci il fatto che batta Goku tranquillamente, anche se secondo me anche qui non saprei, non ce lo vedo un giro che chiede di resuscitare tutti gli universi distrutti alle super sfere di un drago. Non lo so, quindi molto probabilmente sarà Goku a vincere il torneo proprio battendo Jiren a uno scontro, diciamo così, all'ultimo sangue, anche se il sangue Dragon Ball Super non ce lo fanno mai vedere in pratica. Peccato. Comunque ragazzi, complimenti, perché sono tutte delle teorie veramente interessanti e avete tratto fuori degli spunti molto 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 interessanti, e io sono contento di averli letti qui in diretta con voi. Per quanto riguarda il video di oggi, ragazzi, può anche terminare qui. Vi invito di nuovo a scrivere qui sotto nei commenti, ragazzi, le vostre personali teorie su Dragon Ball Super. Così come abbiamo appena fatto, ragazzi, le andremo a leggere e a commentare insieme, perché devo dire che è stato anche abbastanza divertente. Sì, mi sono divertito abbastanza, onestamente. Come sempre, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete questo video, lasciate un bel like, ragazzi, perché è il vostro capitano che ve lo dirà. Qui Olimpico 900, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Hello guys!